Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare l'ultimo dei 5 ramen più famosi di questo paese, che manca chiaramente alla collezione dei video di Gourmet. Sto parlando del Toripaitan, ovvero una zuppa di noodles preparata con un cremosissimo brodo di pollo. Il Toripaitan è il ramen sicuramente meno conosciuto tra i 5 principali del Giappone. Tori vuol dire pollo e paitan si utilizza come termine per identificare un brodo torbio, quindi tori paitan letteralmente vuol dire brodo di pollo torbio. Il procedimento necessario per ottenere il brodo del tori paitan è uguale a quello che serve per ottenere il brodo tonkotsu, ovvero la lunga bollitura delle ossa, nel caso del tonkotsu, di maiale, in modo che il risultato sia un brodo lattiginoso, cremoso e molto denso. Nel caso del tori paitan, invece che le ossa di maiale, vengono utilizzate carcasse di pollo e soprattutto zampe di pollo che contengono il collagene necessario per rendere per l'appunto il brodo lattiginoso e cremoso. In questa ricetta non ci sarà il chashu, ovvero l'arrosto di maiale, visto che è una ricetta totalmente di pollo, verrà sostituito da del petto di pollo che però cucinerò a bassa temperatura. Una tecnica piuttosto moderna che consiste nel cuocere i petti di pollo in un'acqua a temperatura molto bassa, circa 60 gradi, per 2 ore. In modo che la bassa temperatura non aggredisca le fibre della carne, non ne faccia fuori uscire i succhi e il risultato sarà una carne estremamente tenera e per l'appunto succosa. Un altro ingrediente un po' particolare che utilizzerò in questa ricetta è l'aglio nero, ovvero un prodotto piuttosto recente che si ottiene grazie alla fermentazione dell'aglio per un certo periodo di tempo a temperatura costante e il risultato sarà un prodotto nero veramente come la liguerizia, molto cremoso e soprattutto da un sapore dolce e leggermente pungente che si abbinerà perfettamente ai ramen di oggi. Ovviamente in questa ricetta si farà tutto fatto in casa, quindi sarà molto lunga e gli ingredienti saranno tantissimi, quindi armatevi di pazienza, andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il brodo ci serviranno 1,5 kg di carcasse di pollo, alle quali avremo tolto la pelle, 300 g di zampe di pollo, 50 g di zenzero e un mazzo di cipollotti. Per il pollo a bassa temperatura avremo bisogno di 2 petti di pollo da 200 g ciascuno, 2 cucchiai di salsa di soia usukuchi, 2 cucchiai di sake, 2 fettine di zenzero e un cucchiaio di olio di sesamo. Per il grasso aromatico avremo bisogno di 200 g di pelle di pollo ricavata dalle carcasse e 5 spicchi di aglio nero. Per il tare ci serviranno 10 g di alga kombu, 5 funghi shiitake essiccati, 500 ml d'acqua, 60 ml di mirin, 150 ml di salsa di soia usukuchi, 25 ml di salsa di pesce, 10 ml di aceto di riso, 30 g di sale fino e 20 g di zucchero di canna. Per i noodles avremo bisogno di 200 g di farina di grano duro rimacinata, 100 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, un cucchiaino di kansui e 130 ml di acqua tiepida, è la quantità per il pasta maker. Per le guarnizioni, infine, avremo bisogno di 4 uova fresche, 3 fogli di alga nori, 80 g di menma, ovvero il bambù fermentato, 3-4 funghi eringi, ovvero i cardoncelli, 3-4 cipollotti e un po' di germogli di crescione o altri a scelta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 7 lunghissime fasi. La preparazione del brodo, la preparazione del pollo a bassa temperatura, la preparazione del tare, la preparazione del grasso aromatico, la preparazione dei noodles, la preparazione di tutte le guarnizioni e per finire, ma solo alla fine, l'impiattamento. Per preparare il brodo, cominciamo con il mettere in una pentola capiente le carcasse di pollo. Aggiungiamo le zampe di pollo e dopo aver ricoperto tutto con acqua fredda, portiamo a ebollizione. Quando l'acqua comincerà a fremire, togliamo la pentola dal fuoco e scoliamo le carcasse in un colino. Puliamole ora sotto acqua fredda in modo da eliminare più impurità possibili e riserviamole a parte. Rimettiamo ora le carcasse nella pentola. Aggiungiamo i cipollotti a pezzi, lo zenzero a fette,
e ricopriamo il tutto con 4 litri di acqua fredda. Mettiamo ora la fiamma al massimo e portiamo a bollore. Quando l'acqua comincerà a bollire, lasciamo cuocere a fuoco vivo per 45 minuti. Passato questo tempo, mescoliamo bene le carcasse in modo da romperle e aggiungiamo tanta acqua fredda fino a pareggiare il livello iniziale. Fatto questo, riportiamo a bollore a fiamma viva. Dopo altri 45 minuti di bollore, mescoliamo ulteriormente le ossa e aggiungiamo altra acqua fredda in modo da pareggiare di nuovo il livello iniziale. Ripeteremo queste operazioni ogni 45 minuti per altre 4 volte, in modo che il brodo possa bollire a fuoco vivo per circa 5 ore e mezza. Dopo gli ultimi 45 minuti di cottura, il brodo sarà ben ristretto e di colore latteo. Togliamo la pentola dal fuoco e scoliamo le carcasse in una bacinella con sopra un passino. Recuperiamo tutto il liquido eliminando la parte solida. Otterremo in questo modo 1,5 litri circa di brodo Python di pollo. Cominciamo a preparare i petti di pollo marinandoli con il sakè e la salsa di soia usukuchi. Massaggiamoli in modo da distribuire bene il condimento. Mettiamoli quindi in un sacchetto sottovuoto, aggiungiamo la marinata e 2 fettine di zenzero. Appiattiamo un po' la carne in modo che sia ben distesa. Ora, dopo aver sistemato dei pezzetti di carta assorbente per evitare che la macchina aspiri la marinata, mettiamola sottovuoto. Fatto questo, il pollo è pronto alla cottura. Programmiamo la sonda e lasciamola che scaldi l'acqua a 60 gradi. Una volta raggiunta la temperatura, aggiungiamo il pollo e lasciamolo cuocere per 2 ore. Passato questo tempo, il pollo è cotto. Lasciamolo quindi raffreddare nel sacchetto a temperatura ambiente. Per preparare il tare, mettiamo in una scatola ermetica i funghi shiitake, l'alga kombu e aggiungiamo 500 ml d'acqua fredda. Mescoliamo un po', copriamo e lasciamo in infusione in frigo per tutta la notte. Passato questo tempo, versiamo il tutto in un pentolino, mescoliamo bene e portiamo a ebollizione. Quando il liquido comincerà a fremire, cambiamo pentola e con l'aiuto di un passino separiamo la parte liquida da quella solida. Schiacciamo un po' i funghi e le alghe per recuperare tutto il liquido, quindi eliminiamoli. Aggiungiamo quindi la salsa di soia, il mirin, la salsa di pesce, il sale fino, lo zucchero di canna. Mescoliamo bene per diluire questi ultimi. Schiumiamo e lasciamo ridurre il liquido di un terzo. A questo punto aggiungiamo l'aceto di riso, mescoliamo velocemente, togliamo dal fuoco e lasciamo intiepidire. Il nostro tare è pronto. Prepariamo il grasso aromatico. Mettiamo la pelle di pollo in un pentolino, distribuiamola uniformemente e facciamola fondere a fuoco basso. Lasciamo che liberi tutto il grasso mescolando di tanto in tanto, quindi togliamo dal fuoco. Mettiamo in una tazza l'aglio nero spezzettato, con l'aiuto di un colino versiamoci sopra il grasso sciolto e lasciamo raffreddare il tutto. Una volta fredda versiamo la preparazione in un mixer e frulliamo per 30 secondi. Il nostro grasso aromatico è pronto ad essere utilizzato. Cominciamo a preparare i noodles mettendo in un recipiente la farina di grano duro. Aggiungiamo la farina 00, la fecola di patate e mescoliamo bene il tutto con una frusta. Accendiamo ora la Pastamatic, scegliamo il programma senza uova, apriamo il coperchio e versiamo all'interno il mix di farine. Una volta richiuso il coperchio, la macchina indicherà che servono 130 ml d'acqua. Dopo aver pesato l'esatta quantità di acqua tiepida, aggiungiamo il kansui e mescoliamo per diluirlo. Mettiamo ora la macchina in funzione, versiamo pian piano il liquido e lasciamo impastare per una decina di minuti. Passato questo tempo, la macchina comincerà l'estrusione. Lasciamo uscire 25 cm circa di pasta e quindi tagliamo, in modo da formare dei bei mazzetti di noodles che poseremo su una teglia infarinata. Dopo aver diviso i noodles in 4 porzioni da 100 grammi, lasciamoli riposare coperti in frigo fino al momento dell'utilizzo.
Per preparare le agitama alle uova marinate, facciamo bollire l'acqua in una pentola e immergiamoci delicatamente le uova. Cuciniamole 6 minuti e mezzo crono. Passato questo tempo, togliamole dalla pentola e immergiamole velocemente in acqua ghiacciata. Una volta fredde, sgusciamole con molta attenzione in modo da non romperle e riservarle intere. Fatto questo, disponiamole in un recipiente e ricopriamole con il tare raffreddato, lasciandole marinare per 2 ore e girandole di tanto in tanto. Dopo aver tagliato i fogli di alga nori in 4 quadrati, tostiamoli velocemente su una placca riscaldata in modo da farli diventare croccanti. Fatto questo, riserviamo a parte. Con l'ausilio di un coltello affilato, affettiamo sottilmente i cipollotti. Una volta fatto, riserviamo a parte. Tagliamo i funghi eringi in 2 in senso longitudinale e con la punta del coltello facciamo delle incisioni a forma di X nella polpa interna. Scaldiamo ora una padella, aggiungiamo un goccio di olio e con un pezzo di Scottex distribuiamolo in maniera uniforme su tutta la superficie. Mettiamo quindi i funghi con la parte piatta verso il basso e aggiungiamo sale, pepe e lasciamoli colorare per 2 minuti. Passato questo tempo, quando saranno dorati, giriamoli e cuciniamoli un ulteriore minuto. Fatto questo, togliamoli dalla padella e riserviamoli al caldo. Cominciamo con lo scaldare una padella e aggiungiamo un cucchiaio di olio di sesamo, distribuendolo uniformemente. Aggiungiamo ora i petti di pollo, schiacciamoli un po' e coloriamoli un minuto. Una volta dorati, giriamoli dall'altro lato e cuciniamoli per un minuto supplementare. A questo punto, con l'utilizzo di un coltello affilato, scaloppiamoli e riserviamoli al caldo, ricoperti di pellicola alimentare. Portiamo ora ad ebollizione l'acqua in una pentola, aggiungiamo i noodles, cuciniamoli per un minuto mescolandoli, quindi scoliamoli e prepariamoci per l'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Per prima cosa aggiungiamo in una bella tazza 2-3 cucchiai di tare a seconda del grado di sapidità desiderato. Versiamo ora 300 ml circa di brodo bollente, un cucchiaino di grasso aromatico e mescoliamo velocemente il tutto. Aggiungiamo ora i noodles posizionandoli in modo uniforme su tutto il fondo della tazza. Aggiungiamo un pezzo di pollo tagliato, un uovo tagliato in 2, un po' di menma, il cipollotto affettato, i funghi eringi e 3 quadratini di nori croccante. Aggiungiamo un ulteriore cucchiaino di grasso aromatico per l'effetto cromatico e per finire un ciuffetto di germogli di crescione al centro. E il nostro bellissimo Tori Python è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa lunghissima ricetta al Tori Python, che come avete visto non è un piatto che si può improvvisare da un momento all'altro, è un piatto lungo e pieno di varie operazioni che necessita chiaramente una certa organizzazione e un lungo tempo di preparazione. Io come solito consiglio di dividere sempre in 2 la preparazione di un piatto del genere. Si comincia magari il giorno prima con il brodo, il tare e magari un'altra cosa e si finisce il giorno dopo con le ultime piccole lavorazioni, con le ultime piccole preparazioni per poterlo magari servire per cena. Alcune di queste tecniche possono chiaramente essere cambiate. È il caso del pollo a bassa temperatura, per esempio, che è straordinario se fatto in questo modo e ve lo consiglio, però richiede certi macchinari e soprattutto un tempo nettamente superiore a quello di un semplice pollo in padella, che è chiaramente quello che vi consiglio se non avete questo tipo di macchinari. I noodles, inoltre, come avete visto, io li ho preparati con la pasta maker della Philips. Se voi non possedete questo elettrodomestico, potete chiaramente farli a mano seguendo le istruzioni del mio video del Tonkotsu Ramen che potete recuperare dal mio canale, oppure potete fare i furbetti e comprarli direttamente già pronti. In ogni caso, questa ricetta è veramente fenomenale. Con un po' di pazienza e un po' di organizzazione e un po' di tempo, chiaramente otterrete un risultato veramente superbo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, potete ovviare a questa incredibile mancanza iscrivendovi al mio canale e azionando la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!